chiamo Helga Schneider e dal 1963 vivo a Bologna. Ma la mia infanzia l'ho trascorsa a Berlino, che era praticamente il cuore del nazismo. Vorrei dedicare la mia storia ai bambini, che sono sempre le vittime più innocenti e più indifese di tutte le guerre. E particolarmente vorrei dedicarla alla mia amichetta Jessica, augurandole di poter continuare a vivere in un paese libero, democratico e soprattutto in pace. Avevo solo 5 anni e di colpo quella sensazione di non essere amata divenne una certezza che mi porto ancora dentro. Nessuno mi spiegò le ragioni di quell'abbandono. Perché se ne andò? Qual era il suo segreto? Il viaggio nella memoria di Helga Schneider comincia poco tempo fa a Berlino. Helga, dopo 50 anni, è tornata nei luoghi dove ha vissuto la sua infanzia. Un'infanzia rubata dalla violenza e dall'indifferenza degli adulti. Un'infanzia senza amore. I miei occhi di bambina ricordano Berlino, la fame, i bombardamenti spaventosi che squassavano il ventre e le orecchie. Un immenso campo di rovine dove esseri umani si trascinavano a fatica alla ricerca di acqua, cibo, un rifugio. Helga, per ritrovare i luoghi dove ha vissuto, chiede aiuto alla sua amica Susanna, che vive a Berlino da alcuni anni. Helga, sono arrivata, ti aspetto. Ciao. Ah, ciao. Ciao, benvenuta a Berlino. Grazie. Insieme sono tornate nel collegio di Eden, un vero e proprio orfanotrofio, dove Helga fu rinchiusa dalla sua matrigna. Adesso mi viene un conto. E questa, là? Sì, sì. Qui il primo giorno, quando lei mi portò, la mia matrigna ad un certo punto, che non vedeva l'ora di lasciarmi qui, perché non mi voleva, doveva andare via. Allora io ho sentito un momento di un terribile abbandono, capisci? La direttrice disse, vieni, meine Kleine, vieni piccola, non ci pensare. E mi ha portato lì, in questo spiazzo, e lì c'erano bambini che giocavano in una, come si chiama, in una cosa di aiola. Sabbia, no? Mm-hmm. Poi c'erano tante cose per bambini. Questo albero c'era già. Ricordo queste scale qua. Che eravamo sedute come piccioni alla sera per ricevere il pane. E qui di dietro c'era una specie di capanno dove dovevamo girare la marmellata. E c'erano due bambini e uno mi ha guardato e la direttrice ha detto, questa è Helga. E la bambina mi guarda e dice, Helga, möchtest du spielen? Vuoi giocare? E questo mi ha schiantato il cuore. E la matrigna non c'era più. Ed è stato il primo momento sereno. E qui non sono stata male, qui sono stata abbastanza felice. Alla fine dell'estate del 1944, la sorella della matrigna, la zia Hilde, si presentò al collegio per riportare Helga a casa. Il periodo punto. Così furono costretti, insieme a molte altre famiglie del palazzo, a vivere nascosti dentro la cantina. Allora, qui... Questa era la cantina dove eravate? Sì, questa, adesso siamo veramente nella cantina dove ho trascorso il tempo più terribile di tutta la guerra. Qui eravamo accampati, diciamo, mesi e mesi. Dove eravate voi? Materassi, letti a castello, il mio era qui. In questa posizione verso la finestra. Il tuo fratello stava sotto e tu stavi sotto. C'erano anziani che naturalmente alcuni erano incontinenti e quindi ti puoi immaginare questo accampamento. Qui c'era una coppia di coniugi che erano sempre qui zitti sul materasso. Erano poi quelli che ad un certo punto, quando hanno imparato che il figlio era morto, sono andati su e si sono sparati. Qui mi ricordo quando fischiavano le Steinhorn, che erano le orme di Stalin. Queste bombe si preannunciavano ed erano sempre 3 o 4 secondi che pregavi, come dire, perché faceva zzzz, e tu sentivi questo suono, no?
E poi ci mettevamo, quando non eravamo sui letti, ci mettevamo così, perché aspettando l'urto, no? E cercando di che le bombe, cioè il rumore, non ci spaccasse i timpani. Qui c'era il materasso di questa tubercolotica. E qui il russo si tirò giù le braghe, no? Davanti a tutti noi, perché qui era aperto. E guardavamo, dovevamo vedere, anzi ci hanno costretti a guardare, col mitra in mano. Lui si tirò giù le braghe e fece questa cosa a una bambina che stava morendo, no? E qui morì. E rimase questa macchia, no? di una povera creatura. L'ingresso dell'armata russa fu vissuto con terrore. La paura ci soffocava, non pensavamo ad altro che al momento in cui sarebbero entrati nelle nostre case. Il popolo tedesco era però irriducibile, nonostante fosse ben consapevole degli orrori commessi dai nazisti. Di certo, questo me lo ricordo, eravamo stremati dalla guerra e dalla fame, eppure in molti festeggiarono il compleanno di Hitler. Con Berlino rasa al suolo e prossima alla resa, si arruolarono in massa vecchi e bambini. Ormai non pensavo più a mia madre. Senza amore si sopravvive, senza mangiare si muore. Hilde, la sorella della matrigna, era la segretaria di Goebbels, il ministro della propaganda nazista. Un giorno portò Helga e Peter a trascorrere un breve soggiorno nel bunker di Hitler. Era un modo per farli riprendere dalla fame e dalle privazioni. Susanna ha avuto molte difficoltà a rintracciare l'area del bunker della cancelleria. I russi, subito dopo la guerra, lo interrarono completamente, costruendoci i palazzi sopra. Attualmente nessuna targa lo segnala. Un giorno ci dissero, il Führer vuole salutare i suoi piccoli ospiti. Eravamo tutti magri, allora hanno detto, siccome Adolf Hitler deve vedere questi bambini, ma non deve sapere che sono messi così male, ci hanno messo sotto la lampada al quarzo per darci un po' di... Ci hanno fatto una restaurazione e arriva il Führer con le sue Leibstandarten, ci puntano tutti i mobili e noi dovevamo stare pure i mobili e diede la mano ai bambini della prima fila e anche a me. Allora questo, devo dire la verità, qualcosa che non puoi dimenticare, perché è come se tu avessi dato la mano a Satana. Mio fratello, che aveva 4 anni, emozionato, poi dice così, guarda, was haben Sie für eine schöne Schnalle, Herr Hitler? Io tuttora mi sento ghiacciata, perché mio fratello ha detto, ma che bella cintura, Herr Hitler. Mi sono detto, è finita, gli sparano. E Hitler disse qualcosa del genere, non posso dire parola per parola, ma disse, quando tu sarai grande, l'avrai anche tu, una figlia così. Passò oltre, è tutto lì, ma mi si è ghiacciato il cuore. Il primo maggio del 1945, Hitler si suicidò nel bunker con Eva Braun. La guerra era finita. Trent'anni esatti passarono dal giorno in cui mia madre mi abbandonò. 30 anni di silenzio. Il bisogno di conoscerla scoppiò in me all'improvviso, senza sapere bene perché. Era il 1971, avevo 36 anni. Salimmo in fretta le scale del vecchio palazzo e il cuore mi batteva così forte che non fui capace di suonare il campanello. Lo fece Renzo, mio figlio. Quando la porta si aprì, vidi una donna che mi somigliava in modo impressionante. Ci abbracciammo commosse, ero pronta a perdonarla, a ricominciare. Ma poi lei aprì subito quel maledetto armadio per mostrarmi nostalgica la sua uniforme.
Quello era dunque il suo segreto. Era una nazista ancora irriducibile. Mi aveva abbandonato per arruolarsi nelle SS. Era stata guardiana ad Auschwitz, complice attiva nel genocidio degli ebrei. Scoprire la verità, quella verità, fu per me il colpo di grazia. Scappai. Lei non mi aveva voluto come figlia, ma ora ero io a rifiutarla come madre. Non l'ho mai più voluta rivedere, non l'ho cercata mai più. Altri 27 anni sono passati da quell'unica volta che incontrai mia madre. Credevo di averla dimenticata, eppure da qualche tempo quell'immagine sbiadita mi tormenta, mi leva il sonno. Non so se sia ancora viva, ma oggi sono tornata di nuovo qui, a Vienna, e la cerco ancora. Tra noi c'è qualcosa che è rimasto in sospeso. Devo parlarle per l'ultima volta prima che sia troppo tardi. Avrà capito i suoi terribili errori. E se fosse già morta? Dunque mia madre è ancora viva. La signora Eberl me lo ha confermato. Da poco tempo l'hanno internata in un ospedale psichiatrico fuori Vienna, incapace ormai di vivere da sola. Ha seguito una tremenda passione che le ha fatto distruggere una famiglia, che ha sterminato un popolo, che ha seminato morte e distruzione. Per arrivare dove? Al nulla. Mia madre sta chiudendo la sua vita vecchia e sola, in mezzo a dei poveri malati di mente. Ho voglia di tornare indietro, di buttare questi fiori. Ti riconoscerò. Mi riconoscerai. Allora, come stai? Ah, bene. Prendo la pensione. Non è molto, ma basta. Sono sola, non ho più parenti. Ma la guerra te la ricordi? Sono stata ad Auschwitz per 3 anni e tutto andava bene. Facevo la guardiana. Sì. Com'era? Dov'ero poi? Non mi ricordo. Birkenau? Birkenau? Sì, e io ero una... Avevo una croce rossa. No, ero una delle SS. C'era della gente molto carina e simpatica. Dovevo avere l'uniforme sempre a posto. Com'era l'uniforme? Grigia. Ma un bel grigio, sul blu. No, anzi, un grigio argentato, chiaro. Gonna o pantaloni? Avevamo dei pantaloni e anche una gonna. E poi, vedi, li porto ancora oggi, dei golf grigi. A me piaceva portarla, e lo dico. E poi cosa è successo, dopo Auschwitz, quando la guerra è finita? Sono stata in prigione per 2 o 3 anni. Perché? Perché ero stata con le SS. Erano tempi terribili.